Benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi vedremo insieme come creare questa card pop-up un po' speciale con il cubo di Rubik. È una card un po' insolita, perfetta da regalare. La creeremo come sempre con la nostra Cricut, quindi iniziamo subito. La card è composta da due parti principali, la parte esterna sulla quale andremo ad applicare una decorazione in rilievo che rappresenta una faccia del nostro cubo. Questa parte è formata da una base sulla quale andremo a creare delle linee di cordonatura con la stilo che ci serviranno poi come guida per incollare tutti i vari quadratini colorati. E sempre sulla parte frontale andremo a scrivere una frase motivazionale con una penna glitter argentata, perché la card sarà di cartoncino nero. Poi abbiamo la parte interna, che è quella che grazie a questi tagli laterali e grazie alle varie pieghe diventerà pop-up. Anche qui, per poter incollare tutti i vari quadratini colorati, allineati nel modo giusto, sono andata a creare delle linee che faremo con la stilo, in modo da agevolarci il lavoro di incollaggio. Il progetto lo trovate già pronto sul mio profilo Design Space, Ordine Autentico Craft, e lo potete utilizzare per creare la vostra card. E potete trovare anche tanti altri progetti che ho creato e condiviso con voi. Ora clicchiamo su Crea e proseguiamo. Utilizzerò il tappetino più grande, quello da 30,5 x 61 cm, e vi spiego subito il perché. Questo progetto ha tanti colori e di conseguenza tanti tappetini diversi, ma ognuno di essi ha pochissimo materiale, ad esclusione del nero che sarà la base della nostra card, perché gli altri sono solamente i piccoli quadratini del nostro cubo di Rubik. Quindi, grazie alla funzione che ci permette di spostare i vari oggetti sul tappetino, andrò a caricare e poi, dopo il taglio, scaricare i vari materiali dal tappetino in un'unica volta. E vi faccio vedere come. Praticamente vado a posizionare tutti gli oggetti che andranno creati con il cartoncino nero sulla sinistra del tappetino, uno sotto l'altro, in questo modo. E andrò poi a spostare invece tutti gli altri colori sul lato destro, andando a scalare la posizione in base al colore. Cioè, parto col primo colore proposto, il bianco, e posiziono tutti i quadratini sul lato destro, uno sotto l'altro. Con il successivo colore farò lo stesso, ma tenendo presente che la parte alta è già occupata dal bianco. Quindi partirò più in basso, controllando esattamente dove termina il primo materiale, e farò così per tutti i successivi colori. Tutti i materiali saranno posizionati, andrò a posizionarli fisicamente anche sul tappetino e dovrei avere una situazione di questo tipo. Quindi partiamo dal primo colore e procediamo, seguendo le istruzioni del Design Space, ad effettuare tutte le varie lavorazioni. Abbiamo tutto il materiale pronto, procediamo ad assemblare. Per prima cosa ci occuperemo della decorazione esterna, quindi
aiutandoci con le linee guida, andiamo ad incollare i quadratini colorati con la colla stick, cercando di essere il più precisi possibili per creare un bell'effetto allineato. Poi andiamo a trasformare il cartoncino nero in pop-up. Pieghiamo lungo le linee rette facendo uscire il nostro cubo. Alcune pieghe andranno quindi verso l'interno, mentre altre usciranno verso l'esterno, così. Ci aiutiamo sempre con una spatolina per rendere il lavoro più facile. Ed ecco qui la magia del pop-up. A me piace tantissimo questo effetto. Adoro fare le card pop-up. Incolliamo anche qui le parti colorate allineando bene e a questo punto non ci resta che assemblare la parte esterna con quella interna con della semplice colla vinilica. Applichiamo la colla su un lato della parte interna e facendo combaciare perfettamente le due parti della card incolliamo. Vi consiglio di aiutarvi con delle clip o delle mollettine per far aderire bene i due lati. Questo passaggio è molto importante per la buona riuscita del progetto. Mi raccomando, incollate con cura le due parti e lasciate asciugare per qualche minuto. Ora, ultimissimo passaggio, andiamo a posizionare la decorazione esterna usando il nostro biadesivo di quelli morbidi e spessi. Ed ecco qui la nostra card pop-up cubo di Rubik terminata. Spero vi sia piaciuta. A presto!